Ladies and gentlemen, quest'oggi giornata incredibile perché inizia sul canale la One Block Skyblock nuova. Non sarò da solo, ma sarò in compagnia di Parris e Lolo Lacustre. Voglio immediatamente un pollicione in su per i prossimi appuntamenti. Trovate anche sui loro canali la loro visuale. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Minimo 11.111 mi piace, però te no, ciao, sono il primo. Io ho già sentito che state combinando dei casini. No, non stiamo facendo niente. Che state facendo? Stiamo aspettando. Ma ci siamo tutti e tre in un solo blocco, sì? No, vabbè. Raga, è stranissimo fare questa serie in più persone. Cioè, Lollo sta letteralmente volando. Cioè, entrambi state volando. Capito, fammi fare una bella foto, va. Esatto, tipo Stephanie, fai prima te. No! Ma scusa! No, ma è bello tosto, No! Allora, fatto che io non ho mai fatto una one block, io non inizierei. Cioè, io non farei il primo... Io non so come iniziare, quindi fate voi fate voi il primo passo. Allora, ragazzuoli, oggi siamo qui nella one block skyblock. Siamo in tre su un blocco, letteralmente stiamo volendo. No! Adesso vabbè. Siamo due. Ora siamo due. E niente, arrivo. Fortunatamente non è un arco, adesso pioverà dal cielo. Ecco, arrivo. E bisogna stare shiftati sempre. Ste, tu sei un po' troppo coraggioso, eh. Okay, ma quindi rompendo questo blocco cosa... Ok. Wow! Col diamantone proprio. Bello. Ah, allora, ma adesso si può allargare la zona. Sì. Piano piano possiamo espanderci. Se non conosci è molto semplice. Questo blocco è la nostra fonte di vita e tutto dipenderà da quel blocco. Ok, ok. Ma esce solo terra? Ovviamente no. Al momento sì. Questa è la prima fase, dovrebbe essere diviso in 10 fasi di gioco e teoricamente dovremmo arrivare ad uccidere il drago. Non chiedere come perché lo scopriremo. Okay, la mia parte preferita. Vai, allora continua. Vai. Perché come decidiamo? Scava. Dobbiamo rompere tutti effettivamente, ma facciamo una bella base centrale, fighissimo. Sì, cioè, allora, secondo me ci sta a dividersi i compiti più tardi, tipo uno costruisce, uno scava e uno... Allora, fondamentale, non usiamo tutta la terra, perché se poi vogliamo usarla da un'altra parte, eccoci. Oh, che cos'è sta roba? Abbiamo sbloccato il primo step, a quanto pare adesso abbiamo dei limiti esterni. Ah, ok. Abbiamo la linea! Finalmente! Sì! E questo? No! E quello è buono. E possiamo fare tipo l'accetta, scava più veloce? Ovvio, come... La pala. Come normale Minecraft. Oh, ma... Già un crafting così? Crafting. Certo, no, perché scusami, certo, così... certo. Vai. Cioè, io faccio così, non ha più senso. Io sono speedrunner, scusate. Sì, no, ha sensissimo. Ma ora rompete un po' voi, che io premo L e voglio vedere gli avanzamenti che ci sono. Ottimo, sono bellissimi. Leggiceli. Dobbiamo completarli tutti, per caso? Aspetta che mi crafto... Beh, spada. Quello sai a tua discrezione. Diciamo che secondo me l'obiettivo principale è quello di sopravvivere, cercando di morire meno volte quando ci sono le fasi negative, perché arriveranno. Okay. Non sarà piacevole. Oh, in due comunque scaviamo velocissimi. Se scaviamo in tre... Allora, facciamo così, ci craftiamo... Una pala, esatto. Vai, faccio un piccone allora. Vai. In realtà la moss può essere utile perché, se non sbaglio, se la metti dentro al composter puoi fare la bonmia. Ok, beh, la sfruttiamo in qualche modo. Vogliamo già fare un composter? Vai, Steph. Vai, prova. Allora, ci servono 7 slab. Easy. Oh, cos'è? Che è successo? One block trader. Ok, ci scambia il ferro per 4 di legna, un oak sapling per 4 di cobblestone, 12 di cobblestone ci dà 6 di grano. Ma io ho imparato una cosa, che questi vanno sempre in una barca, o no? Ah, ma questo ci dà del ferro! Oh, raga, c'è un piccolo problema, mi sa. Abbiamo già una base enorme, ma non abbiamo torce. Ah, cavolo, c'è anche ragione. Ho visto delle foglie, ti prego, dacci un alberello. Avete provato ad entrare dentro al composter e saltare? Che cosa succede? Oddio. Comunque qui possono nascere mob. Ma no, aspetta, prova. Esatto, guarda dietro di là dove c'è il tramonto. Mica scompare il sole. Metto dentro tutto. Oh, io ho un sapling. Let's go. Dici? Spruce, va benissimo. Bellissimo spruce. E allora io direi di... Lo metto subito, va? Servirebbero delle pecore più che altro per dormire. Muoviti piano. Cos'è successo? Ok, trader, questo... Raga, questo è molto più forte, però ci dà un po' di cose inutili, tipo... Proteggiamolo. Le ametiste. Vai, mettiamolo nella barca. Dritto, esatto. Ottimo. Comunque, io preferisco, sicuramente non vi piacerà sta cosa, ma che attenti, che il blocco centrale sia un po' più riconoscibile. Ok, attento, Stan. No, ma ci sta l'idea. Cioè, così non è riconoscibile.
Molto meglio, molto meglio. Così almeno, perché sennò mi confondo. Vai a mani nude con le unghie, vai, a scavare il fango. Oh! Ma perché caspita vola? Perché? Allora, la farina d'ossa non è più un problema. Pietra, è il mio momento. Oh, stai, divertiti. Cobblemania. E ci serve il ferro, raga, perché ci dà il water bucket. Ok. Io allargo la zona, va. Buono così. Sono a 7, che qualcuno l'ha preso, forse. Tieni. Fai una bella sapling di spruce, che in caso si fa il mega alberone, quello da 4. Ok. Però secondo me si muove... Esatto, sto facendo. Si muove un po' troppo velocemente, sto villager, secondo me. Io ho paura che voli tra un po'. No, non si butta. Ok, la fissiamo subito. Il problema è se spawna qualche zombie o qualcosa. Secondo me tra poco... E allora non è più un problema, ho già fatto le torce. Boh, questo preso. Siamo abbastanza illuminati, no? Vogliamo leggermente allontanarci? Fare una bella base, dici? No, magari bella no. Allontaniamo i villager, più che altro. Allora, facciamo una cosa. Fatemi prendere queste due. Metto delle dimensioni per il blocco centrale. Lo recinto un attimo e poi ci espandiamo verso fuori. No, non è rischioso. Finché sono sulla barca... Sei sicuro? Sì. Il problema è... Come quando esco da... questi due qua? Cavolo. No, il problema è quando esco dalla barca. Che succede, raga? Volo di sotto? Se voli te non è un problema. Ti prego, no? Ok. Ma non so se laggiù ci stanno tre barche, no, raga. No, sei pazzo. Ma come viaggi? Aspetta, lo pare... Oh! No! No, raga, mettetemi un blocco sotto, vi prego. Sei un posto. Ok. Easy. Oh, non usate tutta la terra, che qua mi serve per ordinare. Ha ragione, la terra è fondamentale. Ma dovremmo creare probabilmente una zona dove far spawnare i mob cattivi. Ah, vero, perché quando spawna un creeper, boys. Esattamente. Io lascerei una cosa di questo tipo, di 4 e 4, se vedete. Così. Ok, arrivo. E poi ci espandiamo verso l'esterno. E farei un buco, così se spawnano i mob li dai un bel colpo e volano giù nel vuoto. Oppure una killing chamber, qualcosa. Killing chamber, perché magari tipo gli zombie droppano iron o cose simili. Comunque sta cosa che salti, si vede il tramonto e scendi giù ed è nero, veramente... Ma tra poco sai cosa facciamo? Secondo me può aver senso costruire più in alto, così poi vediamo sempre bello. Sì. Ah, perché tipo un blocco la differenza. Ecco perché è tutto nero. Tra poco il grano, raga, tra poco potremo mangiare il primo panino. Ma come fai a sapere che tra un po' c'è il grano? Cioè, c'è un modo per vederlo, sì. No? È proprio il terzo disponibile. Vediamo quest'altro un tubo. Ma lui non gli diamo un bel niente. Oddio però, 4 cobblestone per 2 polli cotti, Ma il cibo a me non sta scendendo, perché? Non so, non stiamo correndo? Oh. Aspetta. Nuovo villager. Ok. Nuovo villager significa solamente un'altra cosa. Fish. Allora ragazzi, abbiamo la terra, questo lo dobbiamo tenere. Ma tu sai cosa succede? Sì, qua guarda, non c'è sì. più... Oh cavolo, non c'è più spazio però. No! Vabbè, l'importante è che non è caduto il villager, ok? Vabbè, non ho perso niente, dai, un piccone di legno. A posto. No, non sapevo che prima o poi sarebbe successo. Quindi prima morte, Ma cosa? Sei caduto nel vuoto 6 volte? Vabbè, ma perché ci spingevamo? Nella intro! Comunque... No, scusa. La cobblestone vi può servire a qualcosa? Perché sto rompendo blocchi all'infinito qua? Dobbiamo far comunque progressi, tu scava. Ma com'è che non crescono questi alberi? Ma non è che perché sono un blocco sotto? Ma hai messo farina d'ossa? No. Ah no, allora no, è normale. Ma puoi usarla, è la farina d'ossa se vuoi, tanto ne abbiamo un po'. Quante ne abbiamo? Tanta, okay. Ora è una vera skyblock. È vero, nell'originale skyblock c'è l'alberello. Quindi finché non gli mettiamo un letto, questo non resetterà mai lo scambio? Oddio, è davvero così? Dobbiamo fare una casetta prima a loro che a noi. Non lo so. Lasciare la zona centrale verde, facciamo espandere un po' l'erbettina. E poi facciamo una zona dedicata al farming di alberi. Vai, una dedicata ai villager e poi ci diramiamo per le nostre case. Va benissimo, ma se sei d'accordo, da questo blocco di legna in poi ci alziamo di mezzo blocco, così almeno vediamo tutto bello, no? Ma anche di un blocco, in realtà. Più che altro i villager... Esatto, quello dico. Dopo li spostiamo. Faccio io. Perché così tutto nero un po'... Se droppa sapling questo coso, così non dobbiamo più prenderli da loro. Scava, sgobba! Facciamo delle shears? E abbiamo il ferro. Due le abbiamo. No, scherzava, meglio aspettare. No, aspetta, tienilo. Ma la lava ancora niente, vero? Ma
Ma scusa, sto trader ci ha scammato. Io l'ho fatto salire di livello, ma non ha dato niente in più. Mi sa che deve dormire. Magari sono no. fixed. Ora, ditemi solo se sto capendo bene. Io qui devo rompere all'infinito. Certo. Non andare alla fase dopo, sì. Dobbiamo arrivare almeno alla fase 2 per un po' di brivido. Ok, certo, certo. Vai. Una mela! Sarebbe okay. figo fare un item frame e questa chiamarla, boh, la mela di Adamo ed Eva. È vero, ne abbiamo bella, solamente l'idea. Una, il frutto tienila, proibito. Tienila. Raga, dobbiamo ridimensionare un attimo i villager. Un po' più spazio. E io direi di sì, anche perché hanno tipo mezzo blocco per... Cioè, loro sono letteralmente in una one block. Aspetta, fammi provare, io non sono un pilota come... Oddio! Come... No, no! Lollo! Lollo! Vai. No, ci sono, calma. Il primo è al sicuro, non sa perché... Vabbè, però portiamoli comunque qua. Oh, step 4, è arrivato un nuovo pro. Allora, un piccone in ferro e del cibo può essere utile. Ottimo. Ok, piccone in ferro sì, perché appena dai diamanti lì c'è da prendere, eh. Okay, se no, Lollo, dobbiamo salire tipo con la torta, no? Quei... o rotaie. Li teniamo qui? Guarda, per ora li teniamo così. Perché se no facciamo uno e uno. Ma no! Sincero... Maledetti! No, farei una cosa. Facciamo il piano sopra adesso e mettiamo tutte le fences e poi li mettiamo il coso per entrare e li facciamo spostare piano piano. Pericoloso, sono sul bordo esattamente in questo momento. Vai, io prendo gli altri. Oh, quelli... carbone! Sì, hai iniziato a dare roba carina, eh? Bene. Come hai fatto a farli finire sul bordo? Cioè, in realtà ho messo la barca e ci sono fiondati da soli. Ah, ok. Psicopatici. Sembra roba figa, lascio giudicare a voi. Let's go! Col cavolo arrivo. Che gli diamo 9 diamanti però, eh. Col cavolo capito. Proprio. Cioè, per un lupo. Non però credo il sapling di cherry, cazzo, sì, lo vogliamo. Ma tipo la bucket of pufferfish, se la svuotiamo, ci dà anche sì, l'acqua poi? Certo. Ok, allora è penso più economica quella da 3. Quello. Anche molto più economica. Il pufferfish a cosa serve se non per le pozioni? No, ma... basta che non lo mangiate. Pare allora. Il Mr. Axolot, eh. Nella Big Hardcore è stato lì a fare l'Axolot quello azzurro, rarissimo. Minchia, che voglia. Dopo 30 ore tipo l'ho trovato. Oh, quello, passa quello. Cosa? L'iron. Ah, tieni, sono pieno. Come sei pieno? Questo è il progresso. Ah, ditemi che avete 32 tieni. Di cobblestone. 11 qua, no, non ce n'è abbastanza. No. No, Boys è morto. Come è morto? Un villager. Come ha fatto a morire? Ve lo giuro sui miei occhi. Cioè, sì, sui miei occhi. Ve lo giuro che l'ho visto con i miei occhi. È morto un villager. Non è despawnato, magari. Cioè, raga, allora lo prendo. No, Boys, i one block trader rimangono. Sono i visiting che spariscono. Allora, spieghiamoci. Prendiamo il cherry. Prendiamo il cherry. Questo è un visiting, però. Avete capito che intendo? Sì. Ha senso. Prendiamo il grano. Mi sa. Io direi prendete tutte le robe per farmare. Meno male l'abbiamo scoperto. Ma prendi il grano se hai la cobblestone da lui. Ma raga, ma per il grano non possiamo tipo far così. No, ma scusa, prendiamo i semi. Giù. Top. Libero il kraken, raga. Fallo cadere. Ti serve l'acqua? Fallo cadere dal bordo qua e poi prendi l'acqua. Guarda, io ho preso 4 semi, quindi volendo si può iniziare ad espanderci. Non avrei dovuto. One shottato così. Ma l'ha picchiato. Lui si fidava di te. Male. Comunque dobbiamo prendere 2 secchi d'acqua ora che ci penso, così da avere acqua infinita, no? Sarebbe la cosa migliore. Il villager. Che poi che senso ha che il villager? No, ma infatti, no, vabbè, che cosa ho detto? Appunto. Effettivamente te lo crafti. Però non c'è l'acqua. Ah, però non c'è l'acqua, è vero. È vero, ecco cosa... Vabbè, ma abbiamo 2 di acqua, no? Oh, abbiamo c'è il pufferfish. Ma di nuovo, ma basta! Sì! Ok, quindi abbiamo acqua infinita, giusto? Abbiamo acqua infinita, esatto. Ok, dove... bei progressi. Scegliamo dove metterla. E poi in realtà l'acqua infinita, se non sbaglio, si può fare anche con un solo di acqua, però devi avere un'alga a disposizione, o mi sbaglio? Ah, questo non ho idea io. Queste domande ce lo diranno nei commenti. Volevi fare la zappa in cobblestone? Oh, no, se ne sta andando, se ne sta andando! No. Mannaggia i visiting. Possiamo prendere questo, altro da sti visiting di utile, no, vero? Se vogliamo il Dark Oak. Ma però... uno di bambù ha senso? Magari. Secondo me sì, perché poi lo possiamo far crescere. Esatto. Secondo me tutte quelle cose che possiamo farmare io le prenderei. Sì, sono d'accordo. L'arboscello di ciliegio l'avete già preso, preso. E io direi che non c'è altro da prendere. Allora, l'alga l'avete presa, anche quella. Allora, faccio questa cosa temporaneamente, eh. Così abbiamo
Aspetta, abbiamo un villager che ci dà garantita la terra? È il visiting, eh no, proprio la terra. Io ho preso l'alga, che comunque anche quella è farmabile, secondo me è importante. Mi piace questa altro. Fonte d'acqua infinita con una cesta e un vuoto di fianco. Il tutto più approssimato possibile. Comunque, quando cadrete nel vuoto la prossima volta ci sarà una sorpresa. Ovvero? L'acqua che... Devi cadere nel vuoto per scoprirlo. Ma no. ho mezzo guardato. Hai guardato, hai spulciato. Sì, anche perché rompendo il blocco centrale, bene o male. Allora, raga, io sto facendo la zona degli alberi, il problema è che è asimmetrica, sta cosa mi triggerà un botto. Cioè, l'ultimo blocchettino è tipo qua. Io no, pianto. No, non deve essere asimmetrico. No. Oh, un altro village. Oh. Visiting. Allora, questo è un visiting. No, vabbè, raga, io c'è una cosa che vorrei troppo, cioè mi dispiace dirvelo, però per favore toglietemelo da davanti. No, che cosa? Tu vuoi gli Io Vender. Sì. Come li trovi 4 diamanti, bro? Non li troverò mai 4 diamanti, però non importa. Li teniamo per il futuro. Ma è uguale a quello di prima, è molto simile. Ma tipo la gravel potrebbe esserci utile per il flint? Assolutamente sì, io la prenderei infatti. Però sono 16 di terra, eh. Ma sì, dai, siamo pieni. O no? No, è stata usata tutta. Vabbè, tanto l'acciarino comunque ci servirà per forza. Io c'ho 56 di terra, se vi serve. Vai, però... vai. A posto, non ce l'abbiamo. Però la terra è importante, vi ricordo. Eh sì, perché poi non c'è un modo per generarla. Non che mi risulti al momento. No, non si può. Io voglio una mega casa, comunque, io già ve lo dico. Una mega casa, quanto mega. Beh, una bella casa, cioè voglio affacciarmi e vedere le vostre case lì e dire wow, i miei vicini di casa. Ma lo vedete che questo villaggero vuole andarsene? Ah sì, palese, ma tutti vogliono andarsene. Che poi lui è visiting, ma è qua da ore. Si trova bene, mo amore. Ma la casa dei villager chi è che la sta facendo? Ma nessuno. Guarda, se vuoi me ne occupo io, ma devi darmi un attimo che sto piazzando i blocchi qua. No, è che secondo me non abbiamo abbastanza risorse. Oh, arrivano gli alberi, sì! Li ho visti che crescevano tutti e due davanti a me. Sta andando... Ah, abbiamo perso un villaggero. Rip. Sempre meno, raga, ve lo dico. Sempre meno. Ma quanti sono quelli fissi? E soprattutto, sono utili? Quello fisso è uno. È uno solo. Uno? No, due. Visiting? Visiting? Beh, uno solo, purtroppo. Boys, sapete che io mi ricordo... fossero due, secondo me ne avete buttato uno giù. No, non abbiamo buttato giù nessuno. No. Questo momento del video carico la clip in cui ci sono due one block. No, impossibile. E poi voglio sapere chi dei due l'ha ucciso. Ma no, ma non esiste. No, però è vero. Erano due, che va via anche il one block. No, non credo. No, in realtà noi non abbiamo buttato giù nessuno. Che... Scava! Scava! Come guarda, se fosse la tua unica ragione di vita. Aspetta, mi faccio anch'io un piccone di ferro e... No, ma più che altro se uno facesse un'accetta e l'altro il piccone... Ma scusa, abbiamo le forze. Faccio l'accetta. Vai, faccio la pala. E stai la pala, esatto. Easy, qua questo è il lavoro di squadra, in 3 secondi abbiamo finito. Vai. Io c'ho la pala, arrivo. Basta spam cliccare in mezzo. Vai, cioè, basta... andiamo. Vai, oh... Oh, ragazzi, vai. Oh, visiting. Ferro. Cos'è l'arco? Sono utili le api per il miele. Sì. Vi conviene guardarlo, quel villager. Proprio le api? Io fossi in voi lo prenderei. Anche sapete. Il Nautilus Shell. È utile quello. Magari più avanti. Più avanti. Se vogliamo fare qualche farm, tipo... del mare, qualcosa. Vai, raga, spammate che finiamo la fase. Ci mettevo 3 ore da solo. Spammate all'inverosimile. Quindi, ricapitolando, abbiamo un'ottima zona legna e in più i work in progress, la casa dei villager, giusto? Sì, nel senso che è nella nostra mente. Ah, ok. Madonna, ma così viaggiamo tantissimo. Me lo sento, tra poco succede qualcosa. Sì, ci siamo. Lo sai che penso di noi? Credo che siano 3 progressi singoli. Ma no! No, e invece... Oh. One block trader! Questo è buono. Ah, questo è ottimo, perché quindi... No, aspetta, adesso lo teniamo d'occhio, così vediamo la roba del one block trader, perché... Esatto. Sì, magari d'occhio in una barca, ok. Raga, avete tanto cibo? Zero io. Non ti stai per buttare di sotto, vero? Sì, si è buttato di sotto. No, ma basta! No, poi... Non c'ho il cibo, non posso correre. Cuciniamolo! C'è qualcuno che scambia cibo? Ma quindi in questo step 5 finisce, o no? Ma fare un mob spawner, raga? Anche.
anche. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Vedo della Cle. È morto uno. Cioè, in realtà non è no, è spawnato. Eh sì, qua. Visiting. Però attenzione, c'è il pollo. Sì, sì, è spawnato qua giù nella barca. C'è il pollo in vendita, però costa troppo. Il pollo è da prendere. Ma costa 25 troppo. 25 d'oro. No, è la terra. Qui dobbiamo fare un bel... Allora, qui dobbiamo comprare la terra per il ferro. Okay. E poi comprare l'oro. E poi comprare il pollo. Vi fidate di me? La terra per le mele, però, Dobbiamo piantare più alberi. Esatto. Cavolo. No, aspetta, però. Possiamo fare cobblestone per ferro, allora. Ah, no, niente. Cavolo, servono mele. Mele. Ce ne sono tre, mi sa. Ah, comunque i one block trader muoiono. Cioè, mi è morto davanti. Ah. Ok. Allora confermiamo che nessuno l'ha toccato in realtà. Ok, però quindi ce n'erano davvero due. Che vita infelice che hanno, muoiono tutti. Scusa, stai dicendo ai villager che vita triste muoiono, ma anche noi moriremo. Oh cazzo. No, ho un sacco di roba, ho le mele. Cari amici, il primo appuntamento della One Block Skyblock termina qua. La base prende vita e ci espandiamo sempre di più. Peccato che i villager muoiano. Mi raccomando, se volete sostenere la serie, lasciate un bel mi piace e commentate scrivendo... Che sorpresa o scherzetto fare agli altri. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video, qua sempre tutto. Bye. Dai, ve lo butto anche qua un sasso carta forbice. Al volo. Sasso carta forbice. È il sasso. Ti ha fregato. Oh.